partita, innanzitutto siamo stati bravi anche a sfruttare un po' quello che è il momento attuale di Brindisi, perché si era calata un po' la distanza, però preferisco parlare di noi stessi. E avevo commesso tante sciocchezze che potevano starci care, però siamo stati bravi a non mollare, a stare sempre a rimorchio, perché abbiamo inseguito praticamente tutta la partita e poi al rush finale diciamo che siamo stati bravi a sfruttare tutte le opportunità che ci sono capitate in questa partita. Sicuramente è un campo tostissimo, avevamo visto Brindisi in prestagione, chiaramente è una delle serie candidate a salire diretta, e quindi vincere qua, al di là delle condizioni di salute degli avversari, fa piacere e ci teniamo stretti questi due punti. Grazie. A posto, grazie mille, buonasera. Da dura come mi aspettavo, no, niente di diverso da quello che mi aspettavo, perché sapevo le condizioni della squadra, sapevo che avevamo tre giocatori fuori, questo ovviamente ci ha tolto energia da parte della squadra, come si dice in gergo, un po' corti alla fine. Siamo arrivati un po' corti, come si dice in gergo, alla fine, perché avevamo giocatori fondamentali, che tre giocatori fuori, alla fine non ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati un po' stanchi alla fine, e allora ho approfittato del nostro calo di fisico che ci sta quando giochi 38, 35, 37, e per cui insomma partita che è stata per quella che mi aspettavo, e quindi spero di recuperare in fretta i giocatori per poter essere almeno dal punto di vista numerico, dal punto di vista dei minuti competitivo, perché ripeto, sono arrivati corti alla fine, con troppi ragazzi fuori alla fine diventa veramente difficile. Okay. Però di buono credo c'è anche la prova collettiva di chi è entrato in campo, i ragazzi. Sì, i ragazzi ci hanno provato, però ripeto, poi dopo diventa complicato arrivare in fondo e gli ultimi 3 minuti più 6, lì c'era da dare laterale l'ultimo cazzotto e non avevamo l'energia per farlo. Quindi mi rendo conto che siamo molto dispiaciuti, perché ci scorci tantissimo, però questa è la pallacanestro di adesso, dove c'è l'intensità, dove c'è tanta competizione, a presentarsi dopo il campionato senza 3 giocatori del quintetto, con uno che si è stato ben inserito, non di più 3 giocatori su 10, uno che è stato ben inserito, quindi 4 giocatori che lavoravano con delle iniezioni, veramente complicato. Che tempi ci sono oggi per recuperare gli infortunati alla luce delle partite ravvicinate? Il problema è questo, non abbiamo settimane piene, sono tutte partite vicine, quindi il grosso problema è questo. Hai detto bene, non lo so, in questo momento non ti so dire. Dobbiamo andare giorno per giorno e vedere che riusciamo a recuperare. Ok? Grazie.